amici del canale, buonasera. Allora, andiamo a vedere il nostro oracolo, scusatemi, del giorno 13 luglio 2022. Come sarà questa giornata, quindi le nostre novità, cosa dobbiamo sapere di questa giornata. Nel frattempo, mentre mescolo le carte, ricordo a tutte quelle persone nuove di iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati per altri video, e se avete bisogno di me, nella voce informazioni del canale trovate i miei contatti, potete tranquillamente scrivermi. Numero di telefono, email, come preferite. Non rispondo a numeri che non conosco, lo sto ripetendo spesso e volentieri perché proprio mi inondate di telefonate, ok? Preferisco il messaggio e in base a quelli che sono chiaramente i miei impegni vado a rispondervi. E poi chiaramente di questo video, se vi piacerà, insomma, vi inviterò sempre a lasciare un like, un commento, a parte quei video, ho notato, dove ci sono i commenti disattivati. Non sono io che li disattivo, ma è YouTube stesso, ok? Quindi in quel caso non so che farvi, magari scrivetemi in privato, ok? Oppure lasciate semplicemente un like, almeno mi aiutate anche a sostenere questo canale. Detto questo, ripeto, andiamo a vedere quindi cosa accadrà nella giornata di domani, 13 luglio 2022. Andiamo a vedere quali sono le novità. Io vi ho anche fatto un video delle energie maschili e le energie femminili di questo mese di luglio, visto gli oracoli che venivano fuori, insomma, con una certa pesantezza, ok? Giusto per farvi capire che genere di energie stiamo avendo in questo mese. Allora, andiamo a vedere nella giornata di domani, 13 luglio 2022, come sarà questa giornata, e lo andiamo a fare semplicemente con le nostre 5 carte. Ecco qui, andiamo a vedere un po'. Ok, allora partiamo subito da una coppia di 4, coppe e spade. O voi o l'altra persona non ha questo interesse a proseguire comunque la relazione, per chi è in relazione. Per chi invece è single non avete nessuna intenzione momentaneamente comunque di impegnarvi. Aperta e chiusa parentesi, chiaramente, sono delle notizie in più che le carte, che le coppie, ok, ci danno. Ah, abbiamo anche la coppia degli assi, come vedo, spade e coppe, c'è un evento molto importante in vista, sia per chi è in coppia, sia per chi è single o in linea generica. Ho il bambino che dorme, nello stesso tempo o tossisce o starnutisce. Va bene, allora andiamo avanti e vi leggo insomma la stesa, quello che ci mostrano le carte in questo momento. Abbiamo un asso di spade comunque rovesciato, dove ci parla di situazioni bloccate, di gelosia o anche per alcuni di voi dei problemi legali. Questo cosa comporta? Comporta una certa... un certo disequilibrio, non c'è una stabilità, un qualcosa che voi comunque volete, ma non c'è. Volete trovarvi in una situazione tranquilla, volete stare a casa, volete stare nella massima, ok, tranquillità, ma ci sono delle situazioni che hanno poca chiarezza, però con un due di bastoni, quindi come vi ho detto volete stare a casa belli, tranquilli, a godervi comunque la vostra casa, il vostro ambiente familiare,
la vostra armonia, la vostra famiglia, la vostra coppia, ok, in generale, cioè volete stare, ripeto, nella massima tranquillità, ma con un 2 di bastoni, come vi dicevo, anche se c'è una situazione comunque bloccata, in un qual modo, ok, vi vedo comunque essere probabilmente a casa felici, a casa dedicarvi comunque a voi, oppure uscire eventualmente con gli amici, incontrare comunque sia gente, anche se, ripeto, state vivendo un disequilibrio su una situazione bloccata. E in più, a fondo mazzo abbiamo un 3 di coppe rovesciato che parla o di comunicazioni che non sono gradite, ok? Oppure parla anche di magari di un momento di crisi, di una pesantezza nel portare avanti comunque sia degli impegni. Che tutto sommato, letto così carta per carta, in realtà non è pesante. Cioè, io quando vi parlo della stesa, almeno ve la spiego, vi dico carta per carta e vi parlo di un significato di carta per carta, perché comunque sia siete in tanti. Quando vado invece a fare i collegamenti, allora cerco di andare a vedere cosa in linea generica, quindi ci dicono le carte tutte quante insieme. Adesso infatti andiamo a fare chiarimenti su queste carte. Quindi c'è questo asso di spade, scusatemi, rovesciato, che parla di una certa situazione bloccata, problemi legali o gelosia. Allora, cosa vuole comunicarci l'asso di spade rovesciato nella giornata di domani, 13 luglio 2022? Chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Ci sono in effetti delle problematiche, ve lo posso confermare, ok? Delle situazioni comunque sia bloccate che portano comunque a delle spiacevoli notizie, legati a delle notizie che non vi piaceranno in linea generica, oppure probabilmente legato proprio ai viaggi. Il 6 di coppe rovesciato parla comunque sia di concentrare i vostri sforzi, le vostre energie su delle questioni, dei progetti vostri futuri, magari progetti che riguardano la coppia, che riguardano comunque sia l'amore, che riguarda il sentimento, cioè l'iniziare comunque sia a mettere delle basi, ok, per un qualcosa comunque sia di nuovo. Poi abbiamo anche una coppia di due, coppa e bastoni, che mi riconferma un qualcosa di spiacevole, che potrebbe essere anche una comunicazione, un messaggio, quindi delle comunicazioni o una lettera, un qualcosa che comunque sia vi arriva, non per tutti quanti, ma per alcuni di voi. Vediamo questo 4 di coppe rovesciato cosa vuole comunicare. Chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Queste spiacevoli notizie su una situazione bloccata potrebbero anche essere delle comunicazioni che vi possono arrivare per posta, chiaramente che sono comunicazioni non gradite. C'è un disequilibrio proprio su una certa situazione, appunto, potrebbe anche essere magari queste comunicazioni che non vi piaceranno, che vi spiazzeranno comunque sia un attimo e che vi porteranno magari a delle difficoltà. Per alcuni di voi possono magari arrivare anche a una separazione, a una truffa o a delle offese, e per altri di voi possono proprio essere invece un dover chiudere
battenti e rapporti su una certa comunque situazione che non vi sta più bene. Poi abbiamo la coppia di spade, la coppia di due, spade e bastoni, che parla ancora una volta di comunicazione o lettere, qualcosa di scritto non piacevole. Prima di arrivare al trionfo state ponendo resistenza su un qualcosa. Il porre resistenza su qualcosa è come se non volete accettare determinate cose e quindi cercate in tutti i modi di andare comunque avanti. C'è qualcuno, sia per i single sia nella relazione, che desidera proprio un rapporto reale, un rapporto completo. Per altri di voi invece, come vi dicevo prima, non avete voglia comunque di impegnarvi, quindi c'è sia l'uno che l'altro, o magari anche chi è in frequentazione potrebbe magari desiderare un rapporto reale e completo, cosa che magari ancora non arriva. Ma ci possono, mi riconferma ancora, ci possono essere dei dispiaceri. Questi dispiaceri possono riguardare, ripeto, delle comunicazioni che arrivano che non piaceranno. Vediamo questo asso di coppe cosa vuole comunicare, quindi chiedo una carta per avere maggiori informazioni. Wow, che bello! C'è il trionfo su qualcosa, c'è in un certo qual modo un successo, il raggiungimento comunque sia di qualcosa nella giornata di domani. Allora, abbiamo spade e denari, ci potrebbe essere un incontro con qualcuno, per alcuni. Oppure... Per altri di voi ci possono essere dei soldi invece in arrivo. Per altri di voi ci possono essere delle comunicazioni che riguardano sia i soldi che il lavoro. Però è un contenuto comunque negativo. Per chi è in coppia, i sentimenti all'interno di questa coppia sono comunque positivi. C'è infatti qualcuno, anche se avete magari qualche volta dei conflitti, delle discussioni, comunque c'è qualcuno che veramente vi ama, ok? Cioè prova veramente un sentimento. Ci sono dei pagamenti, vi possono arrivare delle comunicazioni che riguardano comunque dei pagamenti, ok? Andiamo a vedere questo due di bastoni invece cosa vuole comunicare. Chiedo una carta per avere maggiori informazioni su questo due di bastoni. Poi andiamo a leggere tutte le coppie, andiamo a vedere un po'. E andiamo ad approfondire la situazione. Sì, c'è della felicità, magari un riunirsi con gli amici, con qualcuno, l'essere felici nel celebrare comunque qualcosa di bello, un qualcosa di comunque di gioioso, potreste essere magari invitati a celebrare magari qualcosa, oppure anche per un problema
c'è un qualcosa che comunque sia, si risolve. Se è un problema a livello sentimentale, quindi si risolve un problema a livello sentimentale, perché sotto c'è anche il 9 di denari, dove mi parla di risoluzione di problemi e avvenimenti comunque positivi e ci sono comunque delle novità. Se si tratta comunque di amicizia, di, non so, di discussione in casa, in famiglia, tranquillamente, cioè, probabilmente potete anche venire a sapere qualcosa di bello dove c'è una celebrazione, comunque c'è un qualcosa di positivo, un qualcosa che va a risolversi nel migliore dei modi. Andiamo a vedere invece appunto proprio questo blocco, il 4 di spade. Cosa vuole comunicare il 4 di spade? Chiedo una carta per avere maggiori informazioni. C'è una situazione comunque bloccata, ok, che vi crea dei dubbi nella giornata di domani. Dubbi è una situazione che va, viene un po' altalenante, ok, in qualsiasi ambito, non parlo in amore, in lavoro, in qualsiasi ambito. E sapete perfettamente che dovete prendere delle decisioni. Queste decisioni che dovete prendere riguardano comunque sia il vostro futuro. State tardando proprio a prendere comunque delle decisioni. È come se la problematica possono essere dei conflitti, può essere un allontanamento, possono essere magari delle situazioni a livello economico comunque sia bloccate, oppure può essere l'inganno da parte di qualcuno, quindi qualcosa comunque sia vi ha bloccato. Ripeto, sapete perfettamente che dovete andare a decidere qualcosa. Allora, andiamo a vedere questo asso di spade rovesciato e asso di coppe, cosa vuole comunicare, quindi chiediamo una carta per avere maggiori informazioni. Ah, un altro asso con un 7 di spade. Allora, l'asso di spade e l'asso di coppe parla di un evento molto importante in vista. Di cosa tratta questo evento molto importante in vista? E probabilmente un incontro probabilmente con qualcuno, ok? Oppure potrebbe essere con calma la risoluzione di qualche problema, un qualcosa che da tempo che ci state dietro. Però avviene comunque sia con calma perché abbiamo il 7 di spade, ok? Che ci parla comunque sia di problemi, di discussioni in amore o in famiglia, nell'ambito delle amicizie, quindi ci parla di difficoltà. Però voglio andare, allora, spade abbiamo detto e bastoni. Asso di spade rovesciato e asso di bastoni rovesciato, cosa vuole comunicare? È come se voi otterreste un successo, una soddisfazione in qualcosa dove ci sono delle comunicazioni, ok, e dove potete permettervi di fare comunque sia dei progetti, ok? È come se voi già vi aspettate quel genere di comunicazioni ed è quello che state attendendo, un qualcosa che non è bello per voi, ma non è bello per qualche altra persona. E voi in un certo qual modo a questa comunicazione, a questa notizia, avrete comunque sia una soddisfazione. Andiamo a vedere invece l'asso di spade rovesciato e l'asso di denari, cosa vuole comunicare? Qualcosa che parla proprio del futuro. C'è un incontro con qualcuno che potreste fare nella giornata di domani, un incontro proprio di passione.
dove voi potreste porre comunque resistenza su questa cosa qua. Cercate di concentrarvi sul vostro futuro, cercate comunque sia di riflettere. Qui si parla comunque sia di amore, di essere innamorati di qualcuno o di sentirsi legati comunque sia a qualcuno, ok? Andiamo a vedere invece l'asso di coppe e l'asso di denari cosa vuole comunicare. Allora, ci sono dei soldi in arrivo, dovete però attendere un attimo, dovete attendere perché probabilmente ci possono essere delle piccole difficoltà, ok? Però comunque sia riuscirete tranquillamente ad averli, quindi c'è un po' di attesa per questi soldi in arrivo. Andiamo a vedere il 4 di coppe rovesciato e il 4 di spade, cosa vuole comunicarvi? In un certo qual modo, in una relazione, in un rapporto di amicizia, in famiglia, nel lavoro, si sente un certo peso, perché probabilmente c'è qualcosa forse da chiarire o perché probabilmente c'è proprio una pesantezza, c'è una crisi ed è il caso, no, non è il caso, e probabilmente alcuni di voi preferirebbero dover staccare per andare verso qualcosa che comunque sia vi dà più soddisfazioni, vi fa star bene, perché qualcuno ci ha messo comunque sia lo zampino o qualcuno probabilmente vi ha comunicato qualcosa di poco gradito. E quindi di conseguenza avete proprio bisogno di prendere aria, di proprio distaccarvi da una determinata situazione. Andiamo a vedere invece il 2 di spade rovesciato con il 2 di bastoni. Cosa vogliono comunicarvi queste carte? Allora, spade e bastoni. 2 di spade e bastoni. Come vi ho detto, ci possono essere delle comunicazioni, lettere o qualcosa di scritto che vi può arrivare che è spiacevole, dove vi crea un ostacolo. Ricordatevi di pensare al vostro futuro, ricordatevi di concentrarvi su quello che deve essere il vostro futuro, di pensare ai vostri progetti. Andiamo a vedere invece quali novità possono arrivare nella giornata di domani. 9 di spade rovesciato e 9 di denari rovesciato. Allora, bisogna fare tanta riflessione su una determinata persona, su una determinata situazione, perché probabilmente lì dove cercate qualcuno, avete modo di parlare con qualcuno di vostro gradimento, potreste soltanto, solo ed esclusivamente, andare a litigare. Chiaramente questo non è per tutti quanti. Vi sto dicendo tutto quello che le carte mi possono dire.
Quindi ci può essere, per queste parole dure che potreste sentire domani, ci potrebbe essere magari un po' di crisi, perché probabilmente non ve lo aspettate. Andiamo a vedere invece le comunicazioni che possono arrivare domani. 5 di coppe e 5 di denari rovesciato, proprio qualcuno che vi comunica qualcosa. Dovete riflettere i limiti, i difetti, il ferirsi, ok? C'è veramente tanta riflessione da dover fare. Qualcuno domani vi comunicherà dove si è sentito mancare di rispetto o dove si è sentito ferito, ok? Ed è un qualcuno che sta attendendo che voi lo cerchiate o la cerchiate. Infatti queste notizie tardano ad arrivare, o probabilmente queste persone potreste essere voi che magari state attendendo qualcuno che si faccia sentire, ma è talmente così ferito o ferita questa persona che chiaramente tardano ad arrivare delle comunicazioni. Ok, e si parlerà, ma perché tardano? Tardano per questo motivo, quindi o tardate voi a farvi sentire o tarderà questa persona a farsi sentire. Allora, andiamo a vedere ancora 4 di bastoni e 4 di coppe rovesciato. Ci sono tante situazioni che riguardano comunque sia il passato che vi fanno male, inganni, allontanamenti, persone che si sono comunque sia messe in mezzo e voi comunque sia ci pensate, quindi pensate a un eventuale rapporto, a un'eventuale persona comunque di vostro interesse, ma pensate anche a quanto siete stati comunque, vi siete sentiti feriti in una determinata situazione. Andiamo invece a vedere il 4 di bastoni e il 4 di spade ancora. Cosa vogliono comunicarci queste due carte? Ci potrebbe essere che qualcuno magari può aiutarvi eventualmente a un chiarimento. A comunicare comunque per cercare di capire determinate cose, ci si cerca eventualmente, ok, di capire comunque gli ostacoli, capire gli ostacoli per una persona di vostro interesse, quali sono gli ostacoli e cercare comunque di parlare e di comunicare, ok? Questo ragazzi è quanto per la giornata di domani, tanta roba, veramente tanta tanta roba, ok? E cosa dirvi? Le carte degli angeli le useremo dopo la luna piena, quindi le inizieremo a usare da giorno 14. Questa è la stesa comunque per domani, fra 5, fra 4 minuti, insomma, sarà mezzanotte. E io vi ringrazio, se ripeto vi è piaciuto il video, lasciatemi un like oppure eventualmente un commento. E vi ringrazio, ci sentiamo presto. Un abbraccio grande, ok?